Buongiorno a tutti, ci troviamo oggi qui a Torino, precisamente a Palazzo Madama, per l'inizio della prima giornata della Planet Week, una settimana dedicata all'ambiente che durerà dal 20 al 28 aprile. Ci troviamo qui adesso con Alberto Ferrari, il presidente di Club Silencio. Grazie Alberto per essere qui con noi. E ho un paio di domande da porti. Prima di tutto, sappiamo che con Club Silencio coorganizzate questa giornata. Chi siete esattamente? Se vuoi introdurci chi sei e cosa fate. Grazie mille, buongiorno a tutti e tutte. Sì, diciamo, noi con Club Silencio progettiamo e realizziamo progetti e manifestazioni ad impatto culturale, sociale e ambientale, e principalmente volte verso un pubblico giovane, 20-35, il grande pubblico, un pubblico che tendenzialmente magari non è particolarmente fruitore della cultura o sensibile a tematiche dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile. E quindi con progetti pensati apposta da ragazzi per ragazzi, pensiamo e l'obiettivo è appunto raggiungere appunto questo pubblico che è molto importante, però non sempre diciamo proattivo. E quindi perfettamente inerente ai nostri valori della nostra realtà si inserisce la Planet Week, e quindi abbiamo realizzato per la Giornata Mondiale della Terra, che è una giornata che ormai dal 1970 si celebra in tutto il mondo, e il più grande evento cittadino legato all'ambiente. È un evento che si svolge oggi, sabato 20 aprile, dalle 9 del mattino a mezzanotte, e presso i Musei Reali di Torino, Giardini Reali e Piazzetta Reale, quindi Piazza Castello, dove sono previste oltre 30.000 persone nell'arco della giornata a partecipare alle oltre 100 attività presenti per sensibilizzare il pubblico a questa tematica. Attività molto variegate, attività quali talk, workshop, laboratori, attività di yoga, proprio per cercare di avvicinare tutti a questa tematica. E con Club Silencio è uno dei nostri progetti importanti, sicuramente il più importante legato allo sviluppo sostenibile. Lavoriamo anche su diversi filoni come la valorizzazione del patrimonio culturale, dove c'è il nostro progetto principale e più grande che si chiama Una notte al museo, che è il progetto che prevede un'apertura serale straordinaria di museo edificio storico, dove oltre alla visita museale, spesso arricchita da visite guidate, contenuti di gamification e altre attività divulgative, è presente un rinfresco sottofondo musicale. Questo format ha riscosso molto successo, infatti lo realizziamo a cadenza settimanale in tutti i musei. Ogni settimana cambiamo museo di destinazione. Sul territorio abbiamo collaborato con tutte le istituzioni culturali. Sono eventi che hanno molto successo, abbiamo un'affluenza di 1.000-2.000 partecipanti a manifestazione, e penso che sia stato un modo per portare tantissimi ragazzi a frequentare i musei. Solo negli ultimi 2 anni oltre 200.000 persone ragazzi hanno visitato musei grazie a Una notte al museo. Grazie mille Alberto. E come abbiamo detto, appunto, oggi è la prima giornata, il 20 aprile. Esattamente che cosa succederà oggi? Sì, oggi è una giornata, noi la chiamiamo una festa. È la festa della terra, la festa dell'ambiente. Lo vogliamo celebrare col nostro spirito divulgativo da un lato, ma giocoso e fresco, giovane dall'altro. E quindi abbiamo appunto creato tutte queste attività nel diurno, tutta la giornata è gratuita, quindi tutte le attività e il concerto serale sono gratuite, l'evento è carbon neutral, quindi diciamo finita la fase di progettazione è stato appunto progettato per essere al più basso impatto ambientale possibile, anche come emissioni di CO2, e chiaramente qualcosa viene prodotto ed emesso, e quindi il calcolo, diciamo, stima il consumo di CO2 e che verrà compensato affinché l'evento sia carbon neutral.
Ma cosa avviene durante la giornata? La giornata è appunto, ci sono questi oltre 100 panel e talk diffusi nei giardini reali, oltre 10.000 metri di verde nel centro di Torino. E poi dalle 18 in avanti fino a mezzanotte in Piazza Castello, proprio nel cuore di Torino, davanti alla facciata di Palazzo Reale, c'è il concerto per la terra. Un concerto che prevede la partecipazione di artisti di calibro internazionale come gli F65, Nina Zilli, Exotago, Max Casace Subsonica, Pietro Morello. Quindi diciamo che artisti di diversa formazione, origine e anche appunto genere musicale, che hanno piacere, la voglia di dire la loro attraverso la loro musica, quindi la loro arte performativa, per sensibilizzare e partecipare anche loro alla Giornata della Terra. Grazie mille, sicuramente avete creato un bellissimo ambiente e bellissime attività e ti ringrazio quindi per essere stato qui con noi e ringrazio tutti per averci ascoltato e vi invitiamo sicuramente a partecipare a tutti gli eventi che si svolgeranno qua a Torino durante la Planet Week. Grazie. Grazie.